Giornata, amici cari, ci siamo anche oggi, una nuova puntata di Floro in tanti minuti. Fatemi festeggiare perché nel nostro piccolo grande è una festa. Dov'è la banda? No, perché fatemi festeggiare perché oggi abbiamo un ospite che torna a trovarci. La prima volta l'abbiamo conosciuta in linea telefonica. Oggi tamburi per la nostra Martina Di Cello, nutrizionista che addirittura arriva in studio. Martina! Ciao Ugo, ciao, grazie a te per l'invito, finalmente possiamo fare le cose in presenza. Ogni promessa è un debito. Sembra che stiamo ritornando alla normalità, non pensiamo a vittoria però, lo so. Te l'avevo promesso ed sì, eccomi sì, qui. Sì, sì, perché avevamo avuto questa gran bella puntata con la nostra nutrizionista amica Martina e ci eravamo dati poi appuntamento in radio, negli studi, quindi promessa mantenuta, Martina è qui, anche perché quella trasmissione di qualche mese fa è andata molto bene, ecco, soprattutto nella parte in cui tu hai praticamente scassato alcuni miti alimentari o di buona alimentazione, che peraltro è l'attività che fai usualmente sulla tua pagina Instagram, no? Esatto, esatto. Io mi occupo, vabbè, non sono solo dietista, ma sono anche fisioterapista. Però nella mia pagina Instagram cerco ogni giorno di aiutare le persone. Io ho creato una rubrica che chiamo proprio spesa consapevole e alimentazione consapevole. Quindi cerco di sfatare quei miti. Certo. Alimentari che ogni giorno magari ci insinuano quel dubbio quando ci troviamo davanti a uno scaffale del supermercato, dico: ma io come faccio a scegliere un biscotto rispetto ad un altro? Oppure: ma questo biscotto che è light è veramente dietetico? È veramente composto da farina integrale? È veramente la scelta migliore? Io quindi cerco di aiutare tutti quanti perché mi rendo conto ogni giorno i pazienti quali domande mi fanno e mi rendo conto che però, purtroppo Martina, c'è molta disinformazione. Ci hai fatto capire un qualcosa di veramente grave, che nonostante le leggi, le direttive europee, purtroppo nazionali, sì. C'è tanta industria alimentare e agroalimentare che sulle etichette dei rispettivi prodotti continua a dirci, a scrivere un sacco di minchiate, possiamo dirlo. Esattamente, sì, ma poi la cosa più grave è che non solo loro nel prodotto, il cosiddetto prodotto light, lo andiamo a pagare un euro, due euro in più, quando in realtà è tutto tranne che light. E di altro parliamo nella puntata di oggi con la nostra nutrizionista Martina Di Cello, in studio con voi, con noi e anche con me. Sto odierno con Floro in tanti minuti ed ospitiamo oggi nei nostri studi Martina Di Cello, nutrizionista, dietista, fisioterapista. Quante altre iste hai? Apripista? No. Ho fatto anche Monaca trapista. Circa 20 anni di karate agonistico. Pure. Per non farmi mancare nulla, esatto. Dobbiamo stare attenti, i fonici, i registi, perché insomma Martina è una gran bella ragazza, ma tanto bella quanto molto karateca. Come sei messa nei gradi di karate? Io sono cintura nera secondo dan. Cara Martina, tutto il nostro rispetto! Beh, oltre a questo, se lo vogliamo dire, faccio anche Aikido, altre arti marziali, però. Ma come fai a contemperare tutte queste cose? Ste iste? Diciamo che a fare poche cose mi annoio, quindi dico meglio farne tante, arrivare stressata la sera, però almeno aver fatto tante cose. C'è qualcos'altro che vorrai fare? Perché quelle che fai già sono tantissime cose, però siccome una cosa sei un'irrequieta, sì, abbiamo capito. Ci sono cose che avrai messo sicuramente sì, nel mirino, ovvio. Tipo? Sì, no, e ancora non le posso l'ingegnere, dire. L'ingegnere, l'avvocato? No, però qualche, diciamo, qualcosa bolle in pentola e ti terrò aggiornato. È qualcosa che può riguardare anche certo, noi? Ovviamente, Allora, tutto quello che riguarda i buoni consigli, le buone professioni, tutto quello che possiamo dare di utile, noi lo facciamo. Allora, però noi torniamo adesso alla nostra Martina, dietista, nutrizionista. Noi siamo in un periodo un pochettino di mezzo, no? Esatto. Perché è un periodo autunnale che volge lo sguardo all'inverno, ma soprattutto al periodo delle feste natalizie. E allora Martina, è quello che terrorizza, credimi, tutti i pazienti. Io sto ricevendo una marea di chiamate di persone che mi dicono: che ti chiedono? Io devo iniziare ora la dieta, lo devo fare ora a novembre, perché poi a dicembre, no? Poi a dicembre. Dico, allora, partendo dal presupposto che se noi facciamo il conto, le feste a dicembre sono solo 5 giorni: 24, 25, beh, sì, 26, il 31 e l'1 gennaio, che siamo già a gennaio. Quelle toste, voglio dire, dal punto di vista esatto, mangetereccio, ecco. Capisco bene che, però, da noi, soprattutto al sud, la casa è invasata dolci già da, diciamo, da dall'Immacolata. Esatto. Quindi il segreto qual è? Innanzitutto non farci prendere dal panico, ok?
Il primo consiglio che do, anche magari posso andare un po' contro la mia morale dietista, è quello di godersi le feste, perché penso che tutti quanti gli ultimi due Natali non sono stati particolarmente belli per tutti quanti, quindi la prima cosa dico: niente stress legato all'alimentazione. L'importante è diciamo attraversare tutto con un po' di equilibrio, sapere che quel dolcino, quella fetta di panettone, magari se la mangiamo oggi, ce la facciamo bastare per tutta la settimana. Non dobbiamo esagerare, qua ci siamo. Non vivere il Natale con lo stress legato all'alimentazione, anche perché metteremo quei 2 chiletti, non è un dramma. A gennaio, anno nuovo, ci rimettiamo in forma. Però non è neanche giusto, da quello che ho capito, anzi probabilmente è sbagliato, quello di tentare una dieta in soli 2 mesi, digiuno, un mese e mezzo, il digiuno per preparare la panza alle festività. Ci sono molte persone che cosa fanno? Dicono: no, io ora non mangio più carboidrati, non mangio più la pasta, non tocco più il pane. E poi mi rimpinzo una volta. Esatto, quindi cosa succede? Quello è il primo errore da evitare, perché togliendo ad un tratto la pasta, il pane, comunque qualsiasi cosa che sia un carboidrato, tu dai una botta tremenda al tuo metabolismo, perché il metabolismo non fa altro che rallentarlo. Sicuramente nel primo periodo perdi peso per forza di cose, perché togliendo le cose più caloriche perdi peso, però hai rallentato il tuo metabolismo. Non appena riprendi a mangiare, rimetti tutto con gli interessi. Ragazzi, la fisarmonica non va, la fisarmonica lasciatela soltanto a Gianni Morandi. Esatto. Noi però adesso ascoltiamo altra musica. Ugo Floro, ospitiamo dal vivo la bella e brava Martina Di Cello, nutrizionista, che ci stava prima dando consigli su come prepararci alle festività natalizie. E la pagina, soprattutto quello Instagram di Martina Di Cello, è molto bella, molto reattiva e fa fuori un sacco di miti alimentari. Lo dicevamo prima, è un gran bel vedere, perché ci sono dei consigli utili. Tu prendi di mira ogni giorno almeno 1 o 2 prodotti di quelli, esatto, che troviamo quelli nel che supermercato. Quotidianamente le mie pazienti mi mandano messaggi e dicono: Marti, che dici, me lo consigli questo prodotto? Sarai molto amata dall'industria alimentare. Infatti prima o poi qualche industria secondo me mi inciterà a danni, mi chiederà i danni, perché alcune persone mi dicono: no, ma io compro sempre questo yogurt, non lo comprerò più, perché alcuni prodotti, io dico, compro lo yogurt bianco perché cosa fa c'è bene. Da sapere sullo yogurt, che è un qualcosa che soprattutto in questo momento della giornata molti consumano prima di iniziare, come no, al le solito attività lavorative. Il segreto è leggere sempre la tabella nutrizionale, i cosiddetti ingredienti, perché per esempio molti comprano lo yogurt bianco magro pensando che sia uno yogurt salutare, però alcune marche che io metto quotidianamente nelle mie storie cos'è che non ci dicono alcune aziende produttrici? Non ci dicono che alcuni yogurt possono essere magri, perché magari tolgono i grassi però aggiungono lo zucchero, quindi tolgono il grasso però tu praticamente stai mangiando un vasetto di yogurt che contiene 2 cucchiaini di zucchero. Insomma, il guadagno del cavolo. Esatto, quindi magari io faccio il sacrificio di bere il caffè amaro pensando però poi mangio uno yogurt che contiene 2 cucchiaini di zucchero, oppure la barretta proteica ai cereali che pago magari 2 euro in più perché c'è la scritta fitness e quindi mi fa pensare che è più dietetica di un'altra, la vado a pagare 2 euro in più, ma in realtà gli stessi zuccheri, addirittura alcune ne hanno anche di più rispetto ad una che invece non ha lo stesso slogan di fitness o di proteico. Quindi l'importante è, come sempre, mai fidarsi di quello che c'è scritto, mai fidarsi dei prodotti light, dei prodotti senza glutine, senza lattosio, bisogna sempre leggere gli ingredienti, sempre. E a volte non basta neanche questo. E a volte non basta, perché poi ci sono delle cose che non ci dicono. Per esempio, quando c'è scritto senza zucchero, sì, non c'è quel tipo di zucchero, ma ci sono quelli artificiali, che sono ancora peggio, perché il nostro organismo non è abituato a smaltire degli zuccheri che vengono prodotti dalle industrie, quindi quello è ancora più tossico rispetto allo zucchero normale. Quindi sempre leggere la tabella nutrizionale, oppure chiedere alla propria dietista di fiducia, che comunque un'altra bevanda che accompagna il comunque striminzito breakfast italiano è il succo di frutta, e di succhi di frutta parliamo tra poco. Mondo. Martina, la nostra nutrizionista, ha già puntato le carabine contro diversi succhi di frutta truffa. Tra poco in diretta dallo studio centrale di Radio CRT, che oggi ospita Martina Di Cello, nutrizionista, dietista.
ospite di Floro in tanti minuti in particolare. Stavamo focalizzando alcuni dei prodotti tipici dello streaming sito Breakfast Italiano, perché poi ci spiegherà Martina perché è un po' troppo streaming sito. Comunque in questo breakfast cominciano a fare capolino lo yogurt, i cereali, non è certamente all'inglese e all'americana, comincia a far capolino anche il succo di frutta, ma attenzione ai succhi di frutta perché alcuni sono più che ingannevoli. Ovviamente alcuni bevono il succo di frutta pensando vabbè, io non mangio il frutto, bevo il succo di frutta, è la stessa cosa. Assolutamente no. Allora, quando leggiamo il succo di frutta c'è scritto succo 100% ananas, ok, però andiamo a leggere la tabella nutrizionale. Nella maggior parte delle volte noi non stiamo altro che bevendo acqua e zucchero, cioè la percentuale di frutto è veramente veramente bassa. E addirittura quando leggiamo 100% succo da concentrato, vuol dire che quel succo non è stato ricavato dal frutto fresco, ma bensì dal concentrato, dal frullato di quel frutto. Quindi noi praticamente stiamo bevendo acqua e zucchero. E la scelta migliore che possiamo fare se proprio vogliamo bere un succo di frutta qual è? È scegliere il succo di frutta che sia 100% succo da frutto fresco. Quindi questa segnatevela, perché per scegliere dobbiamo leggere da frutto fresco e non da oppure concentrato. Oppure ce la facciamo a casa? Oppure ce la facciamo a casa, che è la stando scelta. Bene attenti a dosare lo zucchero, no? Ovviamente sì, anche perché quello che dico sempre, sì, le spremute possono andare bene se per esempio andiamo al bar o vogliamo fare una colazione, ci facciamo fare la spremuta, va bene, però non è un'alternativa da scegliere ogni giorno, perché comunque spremendo il frutto noi eliminiamo gran parte delle fibre. No. Beviamo più lo zucchero della frutta che la fibra. Quindi comunque una parte della fibra viene eliminata, quindi se riusciamo a mangiare l'arancia così intera, meglio rispetto alla spremuta. Anche il prodotto da forno possiamo farci a casa, è un po' più dietetico, ovvio, un po' migliore, ovvio, no? Sì, di quelli rispetto a quelli industriali, cioè parliamo distanza anni luce. Quelli industriali, comunque anche quelli che c'è scritto senza zucchero, hanno comunque altre forme di zuccheri industriali, e la farina non... Nel prodotto migliore, che comunque paghiamo sempre un bel po', al massimo siamo fortunati, c'è il 40% di farina Martina, integrale. Martina, parliamo di bambini. Beh, c'è questo problema dell'obesità con questi bimbetti. Purtroppo, che vederli sì. Con queste panze, ecco, diciamo la verità. Purtroppo, fa davvero male sì. Al cuore. Ora, noi i dolciumi ai bambini non possiamo darli, ma il problema parte sempre dalle industrie, perché io molte volte, tante mamme mi portano i bambini, tante volte vedo snack e merendine che vengono venduti per bambini a partire dai 6 mesi. Io le pubblico molte volte nelle mie stories perché sono piene di zucchero. Qualche giorno fa ho pubblicato per esempio una merendina di un'azienda molto conosciuta nel mondo, diciamo, dell'alimentazione infantile, che era la relativa Kinder fetta latte, però in versione baby, quindi per i bambini. Tu pensi, vabbè, è per i bambini, quindi di conseguenza non sarà come la Kinder fetta latte normale. Certo. Invece andando a vedere i valori nutrizionali sono era quelli. La stessa. Cioè una merendina per un bambino di 6 mesi che ha olio di palma, grasso di palma, che ha zucchero, destrosio, farine di tutti i tipi, amidi, per un bambino che ancora non ha un apparato gastrointestinale adatto a digerire tutte queste cose, direi che non parte, diciamo, non è un buon prodotto per la crescita. Tra poco parliamo anche di soluzioni, o perlomeno di rimedi per cercare di lenire, no, questo problema dell'obesità infantile. Qui a Radio CRT con Martina Di Cello, a Floro in tanti minuti. Lascia della colazione, per molti è così, tra le 7 e le 8, e proprio per questo ne approfittavamo per parlare con la nostra nutrizionista, amica nutrizionista, Martina Di Cello, di obesità, dei bambini, di correlazione tra questi dolciumi, molti dei quali sono delle fetenzie, e queste pancettine così, così bruttine, così anche evidenti in giovanissima età. Allora, come possiamo sostituire questi dolciumi? Magari con prodotti da forno, allora, fatti io a dico casa, sempre, miei cari mamme, la classica ciambella, il classico ciambellone della nonna fatto con gli ingredienti pan di Spagna, ecco. Genuini, latte, farina, uova, olio d'oliva, gli elementi proprio base della nostra alimentazione, zucchero, perché anche lo zucchero ovviamente nel ciambellone ce lo frutta. Mettiamo, ma qual è la differenza? Che sono dosi equilibrate.
non hanno additivi industriali, non hanno esaltatori di sapidità, non hanno tutte le cosiddette schifezze che troviamo, certo, nella... Poi se ci pensiamo, Ugo, alla fine quanto ci vuole per prendere delle uova, del latte, della farina e mischiarle? Molti mi dicono: Marti, io non ho tempo per preparare al mio figlio il ciambellone. Io dico: guarda, sabato, domenica, domenica sei a casa, 10 minuti, prendi tutto, metti uno... chi è che non ha un frullatore, certo, a casa? Sono 10 minuti, poi un bel tortone ti dura 3-4 giorni, dura, esatto, per 3-4 giorni. Quando finisce prendiamo 2 fette di pane, del miele, una marmellata e via. Quindi è un'alternativa comunque molto più sana e ci guadagniamo soprattutto in salute. Quindi... E poi facciamo fare un po' di sport a questi ragazzi. Quello, prima cosa, quello prima cosa, educare i bambini allo sport o all'attività, comunque anche dopo la pandemia riprendere un po' di socialità non fa per niente male. Assolutamente. Senti Martina, noi stiamo coprendo la fascia che per molti è del risveglio, della prima colazione, ma tra qualche ora in molti faranno lo spuntino, o la pausa caffè. Queste pause caffè stanno diventando un problema perché diventano il pretesto per magnare come dei porcellini. Esatto. Quindi insomma c'è pausa caffè e pausa caffè, vero Martina Di Cello? È vero, io molte volte dico: senti, ma la frutta sì la mangio, poi tu, andando a vedere quello che mangio durante la giornata, mi dico: no, non la mangio, perché poi dopo pranzo, dopo cena, no, mi appesantisce. Dico: perché non la mangi come spuntino? Ah, no, non ho tempo, non posso mettermi a sbucciare, ho vergogna magari a portarmi la banana. Dico: è qualche mandorlina che ce la teniamo magari nella tasca come spezzafame, quei caffè che beviamo a digiuno. No, lo stomaco, trattiamolo bene, dai. Trattiamolo bene, noi ci stiamo trattando bene oggi con Martina Di Cello e i suoi consigli di buona, sana nutrizione a Radio CRT. Nutrizionista Martina Di Cello, a proposito, chi avesse sostanzialmente perso la nostra puntata che sta per finire, sappia che tra qualche giorno ci sarà il podcast in versione YouTube curato dagli amici di lamessiaterme.it. Fatemi salutare Giuseppe Donato, a tal riguardo il nostro caro amico Dariuccio. Martina, diffusamente abbiamo parlato di prima colazione, evitando però di soffermarci, perché a lui dedichiamo proprio quest'ultima parte, sul principe, ancora nostro malgrado, della cattiva colazione italiana, il caffè. Ora, noi non abbiamo nulla contro i consumatori, che sono tantissimi, di caffè ai distributori automatici, ma la nostra severissima nutrizionista Martina Di Cello deve dirvi che il caffè dalle macchinette erogatrici è... Mi devono denunciare anche quelli delle macchinette. Hai qualche dubbio, diciamo così. Allora, diciamo che il consumo di caffè, allora, 3 al giorno in media potrebbe andare bene per un soggetto sano, però quelli che soffrono di gastrite, del bruciore di stomaco, del reflusso, che si svegliano la mattina, non fanno colazione ma prendono quel caffè a stomaco vuoto, è come se prendessero un accendino e mettessero fuoco al povero proprio stomaco. Il caffè della moca ha già un'incidenza diversa. Ha un'incidenza diversa perché comunque è diciamo più diluito in un certo senso. Poi un'altra abitudine sbagliatissima è quella di, molte volte dico: no, non prendo il caffè al distributore, magari prendo il tè. Purtroppo non è il tè che noi ci facciamo a casa con la bustina che mettiamo nell'acqua, no. Quella è una cialda in cui tè al limone, c'è un'essenza di limone, c'è tanto zucchero, tanti aromi, ma praticamente stiamo bevendo, nella maggior parte dei casi, poi ci può essere sempre l'eccezione che fa la regola, però noi stiamo bevendo sostanzialmente una bevanda all'essenza di limone a base di zucchero, esatto, quindi non è il tè che noi ci facciamo. Quindi se il vostro obiettivo è quello di prendere il tè al limone, diciamo, per una questione più salutare, no. Attenti ai distributori automatici. Se poi vi piace, volete berlo perché vi piace, ben venga, però se è una scelta, diciamo, legata a uno stile di vita più sano, non ha nessuna... Viva i colleghi d'ufficio, e ce ne sono in tantissimi uffici, che portano durante le pause consentite la macchinetta, la moca, perché meglio della moca non c'è niente. Ovviamente, Ugo, se poi anche il caffè della macchinetta noi ci mettiamo 3 cucchiaini di zucchero in una mattinata, che attenzione, io ho quei pazienti che mi dicono: no, ma io durante la giornata non mangio niente, no,
tanti caffè, 6-7 caffè, ma sono zuccherati, sì. Allora è meglio magari mangiare qualcos'altro che bere 7 caffè zuccherati. Avete capito? Comunque, state in contatto con Martina Di Cello, la trovate su Facebook, su Instagram, pagine davvero ben fatte, reattive e tanti utili consigli, alcuni dei quali abbiamo avuto il piacere di ascoltarli insieme in questa nostra puntata che ormai volge al termine. Ti risentiamo presto, vero? Certo, verrai a trovarci. Ugo, quando vuoi, per parlare di nutrizione sono sempre disponibile. Un abbraccio a Martina, un abbraccio a voi che ci avete seguito e ciao da Ugo.